Ciao a tutti e bentrovati nella cucina di Ricette che Passione. Oggi insieme prepariamo la torta all'arancia, una torta morbidissima, sofficissima, umida al punto giusto, ottima come base da farcire ma buonissima anche da sola. Una torta all'arancia senza burro, sofficissima con tanto succo di arance fresche. Con le arance appena raccolte andiamo subito a preparare una bella spremuta. Ci serve 130 g di succo di arance. In una ciotola capiente andiamo a mettere 4 uova e le montiamo per circa 30 secondi con le fruste elettriche alla massima potenza. A questo punto andiamo ad aggiungere 200 g di zucchero. Lavoriamo così ancora per 5-7 minuti fino ad ottenere un composto gonfio e spumoso. Più a lungo lavoriamo, più soffice e morbida verrà la nostra torta. Adesso andiamo ad aggiungere 80 g di olio di semi di girasole. Lo versiamo a filo mentre lavoriamo con le fruste elettriche a media velocità. In questo modo il composto rimane cremoso e soffice. Adesso andiamo ad aggiungere 200 g di farina 00 setacciata. Aggiungiamo anche 16 g di lievito per dolci. Incorporiamo la farina lavorando delicatamente con le fruste a media velocità. E quando il composto si fa più duro, andiamo ad aggiungere 130 g di succo di arance. Continuiamo a lavorare con le fruste elettriche per un minuto o due in modo da incorporare bene tutti gli ingredienti. Con la spatola andiamo a raccogliere anche la farina sui bordi. Pronto il nostro impasto, lo andiamo a versare subito in una teglia imburrata e infarinata da 24 cm. Cuociamo in forno caldo statico a 180 gradi per i primi 20 minuti. Poi proseguiamo a 170 gradi per altra mezz'ora, in totale 50 minuti di cottura. Alla fine facciamo la prova a stecchino e se la torta risulta asciutta la possiamo sfornare. Cospargiamo di zucchero a velo e serviamo la nostra torta, golosissima, morbidissima e buonissima, vi assicuro, nei giorni a seguire ancora più buona.